Dalle grave di Papadopoli, in comune di Cimadolmo, ci siamo spostati ad Oderzo. Siamo sempre nel Trevigiano, mi trovo sempre in compagnia di Giampaolo Bottaccin, assessore della Regione Veneto all'Ambiente e alla Protezione Civile, e abbiamo incontrato con piacere anche il sindaco di Oderzo. Diamo il benvenuto anche a Maria Scardellato. Allora, assessore, noi vediamo qui dei lavori ultimati da pochissimo. Sì, questi lavori sono appena stati ultimati da parte del Genio Civile di Treviso. È uno degli esempi dei famosi oltre 900 interventi che sono stati effettuati in questi anni o che sono in corso di effettuazione in tutto il Veneto. Questo intervento è un consolidamento e innalzamento arginale, quindi garantisce maggior sicurezza, in questo caso per l'abitato di Oderzo. Ovviamente, come dicevo prima, questi interventi spesso non si notano ed è bene che non si notino, perché la loro efficacia consiste nel garantire la sicurezza. Quindi, qualora non fossero fatti, c'è il rischio idraulico molto maggiore rispetto al caso in cui vengano effettuati. Questo è stato effettuato recentemente e vediamo infatti che il cantiere si è appena concluso, quindi poi ci sarà il prossimo anno, si vedrà l'erba verde, quindi sarà anche come impatto visivo sarà molto, molto migliore rispetto a quello che vediamo qui oggi. Però quello che conta è, come dicevo prima, la sicurezza dei cittadini, e questo avviene prima di tutto. 20.000 abitanti, comune di Oderzo, sindaco, vi sentite più sicuri grazie a questi interventi? Assolutamente sì, è stato modificata, portata in quota la corda molle in alcuni punti, allargata la sezione. È veramente un lavoro importantissimo per la sicurezza e anche piacevole perché migliora la percorribilità e quindi la fruibilità da parte dei cittadini. Tra l'altro, gentilmente ci hanno anche ripristinato una parte con lo stabilizzato, quindi perché il percorso del Gira Monticano da Fratta a Camino scendeva, Oderzo scendeva dalla sommità dell'Argine e si sviluppava via lontano dall'Argine. Riteniamo che sia più carino quello che, così come è costituito, a monte di Oderzo e a valle di Oderzo, e quindi un pezzo ci è stato ripristinato grazie al Genio Civile di percorso in cima all'Argine, e se riusciremo continueremo anche il resto. Quindi da Camino al ponte adesso c'è di nuovo lì lo stabilizzato, quindi si può andare anche in bicicletta, è più facilmente percorribile. Dal punto di vista della sicurezza è assolutamente importante, perché non riguarda solo il Monticano ma anche tutta la parte del LIA, quindi non è solo qui ma anche dietro al Parco Stella, che è stato portato in quota l'argine, ed è adesso importantissimo difenderlo dalle nutrie. E quindi adesso vorrei scatenare un nuovo progetto che stiamo sempre, grazie alla nuova legge della regione, adesso stiamo portando avanti in provincia, per fare la lotta alle nutrie, che deve partire in contemporanea con tutti i comuni nei centri abitati e fuori, ma in tutta la zona, in tutta l'asta fluviale, proprio perché se si combatte solamente in un posto specifico la nutria si riproduce con una tale velocità per cui l'intervento diventa inutile, perché si ripopola subito. Quindi bisogna agire in contemporanea, quindi è bene che l'intervento venga coordinato dalla provincia e anche addirittura con collegamenti interprovinciali. Perché anche le nutrie, assessore, possono creare dei gravi danni. Assolutamente sì, lo abbiamo rilevato anche nel 2010, il problema che c'è stato non qui ma in altri corsi d'acqua è derivato non da sormonti arginali ma da sfondamenti arginali, cioè si è rotto l'argine, e in un caso abbiamo trovato che c'era una tana di un animale di circa un metro cubo, che quindi ha indebolito l'argine. Allora, queste opere che abbiamo visto servono a consolidare e innalzare gli argini, ma poi è necessario che non ci siano degli elementi esterni che ne inficino la stabilità. Assessore, per garantire la sicurezza ai cittadini, abbiamo capito, ci vogliono opere e ci vogliono anche risorse. A proposito di risorse, la Regione Veneto mi pare di capire che stia attendendo dei soldi promessi dal Ministero all'Ambiente, anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha detto recentemente arriveranno, sono arrivati? Ma intanto spieghiamo ai cittadini come funziona in Italia il sistema dei finanziamenti degli enti locali e periferici.
Pochi lo sanno, ma l'ha evidenziato la CGA di Mestre in un recente studio, l'81,5% delle tasse dei cittadini e delle imprese d'Italia pagano allo Stato centrale. Poi lo Stato centrale, cioè a Roma, distribuisce i soldi ai sindaci, alle province e alle regioni. Negli ultimi anni sempre meno. E questo vuol dire che noi viviamo di luce riflessa, cioè in base a quello che ci dà lo Stato. Ecco perché noi chiediamo le risorse al governo centrale. Il governo centrale gliele chiediamo dicendo precisamente cosa abbiamo intenzione di fare e spesso non abbiamo risposte che ci soddisfano. Dicevo prima, per la sicurezza idraulica un piano da 2 miliardi e 7, finora non ci hanno riconosciuto i 2 miliardi e 7, ma noi continuiamo a chiederli. Stessa cosa su altri interventi. Il sottosegretario Lotti ha annunciato che sono in fase di arrivo per il Veneto 3 importanti finanziamenti per 3 importanti altrettanto problemi, quello del depuratore del Garda, quello della discarica di Pescantina e quello del problema delle sostanze perfluoroalchiliche. È del tutto evidente che al di là degli annunci sulla stampa io ho bisogno di certezze. Ecco perché ho scritto al ministro Galletti chiedendo delucidazioni in merito a questo, ma allo stato attuale non ho ancora ricevuto risposte. Mi auguro che la risposta arrivi prima del 4 dicembre e che non sia uno spot elettorale. Io ringrazio il sindaco di Oderzo, Maria grazie. Scardellato, grazie a Gianpaolo Bottacin, assessore della Regione Veneto all'Ambiente e alla Protezione Civile. Per il momento è tutto, ma continueremo a parlarvi di gestione del territorio e mitigazione del rischio idraulico dal Veneto.